Sì, oggi siamo tra l'altro nel mio comune, proprio in questa area golenale del Po. Il livello delle acque sta arrivando sempre più alto e sta raggiungendo un po' il limite della piena del 2000, che è stata una delle piene più alte della storia appunto di questo territorio. Al di là del discorso alluvione del Po, credo che sia importante ricordare che la regione può fare molto per quello che riguarda il dissesto idrogeologico dei territori dell'Emilia-Romagna, sia per la montagna che la pianura. Chiediamo essenzialmente, al di là di stanziare risorse per questi territori, di poter togliere gli stanziamenti anche dello Stato e della Regione dal patto di stabilità. Non possiamo agire su questo territorio se il governo, appunto, per quello che riguarda il dissesto idrogeologico, per quello che riguarda gli interventi che bisogna fare sui nostri argini e sui nostri fiumi, non toglie il patto di stabilità. Così come credo che sia opportuno anche davanti alle cose che capitano dall'alluvione di Parma, dall'alluvione del Modenese, le alluvioni che sono capitate anche sempre quest'anno in Val Marecchia, in Romagna, dare la possibilità ai nostri alluvionati di ripartire. La Regione ha stanziato solo 5 milioni di euro fino ad oggi per queste alluvioni e ricordo a tutti che invece fino ad oggi sempre sono stati stanziati 16 milioni di euro per campi Rom, per i centri di accoglienza degli extracomunitari e per lo start-up delle aziende che hanno come rappresentante legale un extracomunitario. Quindi siamo un po' alla follia, invece noi vogliamo proprio cambiare questo trend e mettere al centro della politica emiliano-romagnola gli emiliano-romagnoli.